Take one. Take one. There's more than one tech, Louis. Shoot. Un irlandese nel West, il poeta assoluto della frontiera, una figurina che sapeva definirsi in modo secco e lapidario. Mi chiamo John Ford e faccio western. Non faceva solo western, naturalmente, e naturalmente non si chiamava John Ford. John Martin Feeney, classe 1894, nasce a Portland, figlio di un immigrato irlandese, 13 fratelli, uno dei quali, Francis, fa l'attore e il regista a Hollywood. Quando John lo raggiunge, giovanissimo, non sa che diventerà il più grande. Ma intanto gira i set, recita in piccole parti, ruba segreti, impara. Nel 1917 gira il suo primo film, un cortometraggio, Il Tornado, in cui recita anche, fa lo stuntman, cavalca. Il cinema è una macchina veloce. In 3 anni, dal 17 al 20, Ford gira la bellezza di 26 pellicole. Si sposa con Mary McBride Smith, da cui avrà 2 figli. Nel 20 lascia la Universal e approda alla Fox. Sono gli anni dei primi successi, Il cavallo d'acciaio, con l'epopea della prima ferrovia, poi storie di ambientazione irlandese, e c'è ancora l'Irlanda in Enchantment House, pellicola famosa perché per la prima volta si incrociano le strade di Ford e di John Wayne. Nel 30 il suo primo film sonoro. Lasciata la Fox, dopo 10 anni di successi, Ford continua a lavorare a ritmo serrato. La pattuglia sperduta è del 34. L'anno dopo, con Il traditore, ancora all'Irlanda, vince il suo primo premio Oscar per la miglior regia. Nel 1939, quando esce Ombre rosse, Ford ha già un centinaio di film all'attivo. Ma i grandi capolavori devono ancora arrivare. Furore e Com'era verde la mia valle, usciti nel 40 e nel 41, gli valgono altri 2 Oscar. Ford è un genio riconosciuto, un fenomeno, e lui prende servizio nell'esercito. Ferito nella battaglia delle Midway, perderà un occhio, filma tutto e registra tutto, contribuisce a un'altra epopea, quella della Seconda Guerra Mondiale. Anche lì, del resto, arrivano i nostri. Finita la guerra, torna al western, Sfida infernale e la trilogia della cavalleria, e poi continua a macinare grande cinema. Troppi titoli per metterli in fila qui, quasi sempre capolavori, quasi tutti i successi. Nel 52 arriva un altro Oscar e fa 4, per Un uomo tranquillo. Nei 60 la sua stella brilla ancora, cavalcarono insieme L'uomo che uccise Liberty Valance. Ma Ford ha dato moltissimo, è malato, si ritira controvoglia. Nel 1973 riceve da Richard Nixon la medaglia presidenziale della libertà. Muore nello stesso anno, lasciandoci decine di film memorabili, figurina maestosa, burbera, geniale nell'album del cinema e non solo in quello. Non è possibile mettere in fila tutti i capolavori di John Ford, che sono troppi, ma agli uomini sì, perché Ford amava lavorare con gli stessi attori, spesso anche contro il volere della produzione. 21 film con John Wayne protagonista, e poi Henry Fonda, Lee Marvin, John Carradine, James Stewart, la strabiliante epopea di John Ford, il suo straordinario gusto per l'inquadratura, la sua attenzione a che ogni fotogramma componesse un quadro, poggia anche su quelle facce di frontiera, duri e teneri allo stesso tempo, che si muovessero nel selvaggio West o che migrassero in cerca di fortuna, straccioni col miraggio della California, uomini in cerca di giustizia. In qualche modo a John Ford si deve gran parte della costruzione del mito americano, il viaggio, la frontiera, gli spazi ampi da conquistare. E poi il senso di giustizia dei suoi protagonisti, gli eroi soli che combattono per tutti, l'omaggio ad Abramo Lincoln in Alba di Gloria, oppure la tematica antirazzista in Cavalcarono insieme, o ancora la solenne difesa dei derelitti in Furore, tratto da Steinbeck, capolavoro assoluto, il suo apporto cinepatriottico alla Seconda Guerra Mondiale e altro ancora. Quella di Ford è un'America pura, anche violenta e dura, ma sempre capace di ribellarsi alle ingiustizie e anche di vincere, perché alla fine, come nelle migliori figurine,
arrivano i nostri.